Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso, non sto cucinando, soprattutto non sto cucinando l'aglio, che è un alimento che non apprezzo. Mi sto mettendo i guanti perché lo devo toccare, sono allergico. Volevo parlarvi oggi dell'aglio alle galline. Allora, ho letto molto, io non l'ho mai dato, Non l'ho mai dato perché non ho mai avuto quel tipo di problemi, ma ho visto che si può usare anche in prevenzione e quindi oggi approfondisco un po' l'argomento. Ho letto molto, vi dicevo, ho letto molti gruppi, molte discussioni, tantissimi lo utilizzano, soprattutto chi ha qualche anno in più, memore di quello che facevano i genitori. Allora, proprietà dell'aglio. L'aglio, così come la cipolla, appartiene al genere Allium. Lo si dà da tempo immemore e si ritiene che l'aglio abbia delle proprietà benefiche per le nostre galline. Lo si dà soprattutto per prevenire i vermi intestinali. Io vi parlo così da piccolo allevatore casalingo, nel senso che ho 5 galline. Ovviamente non ho la presunzione di darvi delle cure per le galline se stanno male. In quel caso, ovviamente, vi invito a portarle dal veterinario, come ho fatto io un anno fa con la gallina che ho poi curato e salvato. Vi racconto la storia di questa gallina. Ieri l'abbiamo vista appollaiata, non si muoveva più insieme alle altre e cominciavano a beccarla. Allora l'ho separata, l'ho tenuta in casa in una coperta, avvolta dentro un bagnetto di servizio. Niente, era mezza moribonda, era accasciata a terra, la testa toccava per terra. Vedete, come i bambini, bisogna proprio imboccarla. Guarda. Mica la cerca l'acqua, gliela devo dare io. Questo diciamo che è una cura naturale, soprattutto di prevenzione, assolutamente innocua per le nostre galline e tra le molte proprietà appunto c'è quella di prevenire i vermi intestinali, ma non solo, dal momento che ha proprietà antibiotiche e antimucolitiche lievi, ecco diciamo che come prevenzione non va affatto male. Allora io ho visto che in rete fanno così, questo me l'ha confermato anche il contadino vicino casa, anche lui ha un pollaio più grosso del mio. Là, ho tolto un guanto che lavoro meglio. Allora, altre proprietà dell'aglio: contiene vitamina B12 e zolfo. Lo si può dare così alle galline, o se non gradiscono, io adesso devo provare insieme a voi per vedere se lo gradiscono o meno. Insieme al pastone, se fate il pane bagnato un paio di volte a settimana o pasta, quella cotta ovviamente, magari mischiata con crusca. E altri tipi di farine, polenta e quant'altro, ecco, lo si può dare. Lo si può mettere anche a bagno nell'acqua in infusione e si può fare un decotto. Sono parecchie le cose che si possono fare con l'aglio. Intanto qua cerco di sbrigarmi perché c'è un odore che, ragazzi, chi come me non lo mangia, le massaie possono girarsi dall'altra parte perché non è il mio mestiere. E quindi, fatto questo, intanto proviamo a darglielo così. Voglio vedere la reazione, lo farò insieme a voi. Su qualche minuto vado nel pollaio e vedo se lo mangiano. Che bontà! Ora, il mio unico dubbio, e questo potete rispondermi voi nelle note, se magari già utilizzate questo sistema, se le uova poi sanno di aglio o meno. Ditemelo perché eventualmente smetto subito perché non lo posso mangiare. Ok, dai, ci vediamo tra un po' nel pollaio. Eccoci qua. Mamma che odore, oh. Vediamo un po'. Se ci piace, vediamo un po'. Dai, su, è un gusto nuovo, lo so. Sono un po' titubanti, ma lo prendono e lo scartano. Allora, adesso così. Glielo lascio per un po', anzi, sapete che provo a fare? Provo a mischiarglielo un attimino con un po' di mangime. Dai, come i bambini, bisogna invogliarli. Bisogna invogliarli in qualche modo. Dai, si è alzato il vento, mi sa che ormai la registrazione prende una brutta piega. Vediamo cosa succede. Non penso che lo mangino così. Adesso devo tritarlo più finemente. E metterlo dentro pane inumidito e crusca, oppure pane macinato e crusca. Insomma, in qualche modo devo fare, va? Si devono abituare.
Fatemi sapere nei commenti come fate voi, se lo fate, e eventualmente che benefici ne avete tratto. Io, come vi dico, le galline sono abbastanza sane, a parte quella nera che è un po' spelacchiata, ma tra il cambio delle piume e qualche problema suo particolare, probabilmente. Per il resto, dai, non ho grossi problemi. Eccomi di ritorno qui, mattino dopo. Avete spazzolato tutto, non c'è rimasto più niente, forse due o tre pezzettini lì. Mamma mia, ragazze, buono l'aglio, eh? Dai, chiudo qua il video. Grazie per essere stati con me anche oggi. Magari un'idea, se me la volete dare, per come date voi da mangiare l'aglio alle vostre galline, se lo date. Vi ringrazio ancora, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo. Una cosa, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, mettete un like e cliccate sulla campanella, così siete aggiornati su quello che faccio, se vi fa piacere. Buona giornata.